Andiamo avanti parlando delle chiese in casa, perché è una cosa che interessa a tanti. E ti leggo questo messaggio da parte di Giuseppe e Tamara. Ho scritto una cera Daniele, scrivetemi. Scusa Angela, scusa un attimo, è un PS, ma lo posso un po' smettere. Scriveteci una cera Daniele, perché se possiamo aiutarvi, guarda, al 100%, ok? Consigli, preghiere, quello che vi serve. Siamo qua per servirvi, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Angela, vai nel nome di Gesù Cristo. Sicuro? No, ma vai lo stesso. Giuseppe e Tamara scrivono. Un PPS. Salve, è sempre bellissimo ascoltarvi. Sto seguendo la registrazione dell'ultima domenica di agosto. Sarebbero tantissime le cose da chiedere e condividere. Io e mia moglie negli anni passati facevamo degli incontri di preghiera in casa. Diciamo che le chiese circostanti volevano impedirlo. Le anime erano molto benedette perché trovavano Gesù e noi non avevamo altro interesse. Poi è successo che è giunto in città un nuovo ministero dopo averci corteggiato, tra virgolette, e fatto promesse. Abbiamo fatto la scelta sbagliata perché tutto quello che era stato detto non è andato niente in porto. E dopo 2 anni e mezzo, dopo aver speso tantissimi soldi per il locale e varie manifestazioni, hanno chiuso. Un'altra chiesa dove il pastore ha acquistato un palazzo. Un palazzo si è comprato questo. Sopra ha fatto delle case per lui e alcuni fratelli. E sotto ha fatto il locale dove si riuniscono 2 volte a settimana. Ha fatto anche a noi la proposta di andare ad abitare lì, ma noi abbiamo rifiutato. Ma gloria a Dio, guarda che suona bene. Un palazzo! Compriamo case per i fratelli. È tutta carne, aiutare la carne. Paolo insegnava alle sue chiese, ognuno lavori con le sue mani. Guarda, è lo stesso errore, andiamo a Osea capitolo 8, guarda, lo stesso errore di Israele, capisce, moltiplicare chiese, palazzi, ma senza ubbidire alla legge. E per noi la legge, quale, Angela? La legge di? La Bibbia. Cristo, no, la Bibbia. Bibbia c'è anche Mosè, secondario. Ci sono cose secondarie nella Bibbia, la legge di Mosè. Che lì puoi solo imparare, ma adesso abbiamo una legge superiore, Nuovo Testamento, Nuovo Patto, legge di Cristo. Hai trovato Osea 8? Osea 8. Guarda, vai dall'11 al 14, questo pastore ha fatto il stesso sbaglio di Israele, leggi. Efraim ha moltiplicato gli altari per peccare. Efraim è la tribù principale di Israele, c'era Giuda e Israele. Efraim era la tribù più grande, quindi Israele a volte viene chiamata Efraim. Vai. E gli altari lo faranno cadere in peccato. Anche se scrivessi per lui le mie leggi a migliaia, sarebbero considerate come cosa che non lo concerne. Quanto ai sacrifici che mi offrono, immolano carne e la mangiano. Il Signore non li gradisce. Ora il Signore si ricorderà della loro iniquità e punirà i loro peccati. Essi torneranno in Egitto. Cioè, cos'è l'Egitto? È quando i cristiani vanno a lavorare nel mondo, e va bene lavorare e mantenere la famiglia, niente di male. Ok, io ho lavorato fino a 25 anni, ho cominciato 9 anni, fino a 25 ho lavorato sempre. E però tornare in Egitto vuol dire quando metti il lavoro davanti a Cristo, davanti al Vangelo. Invece che il lavoro sostenere Cristo, Cristo è sostenere il lavoro. Quindi vai in chiesa a pregare per il tuo lavoro. Invece che il lavoro sostenere il Signore. Vai avanti, verso 14. Israele ha dimenticato colui che li ha fatti e ha costruito palazzi. Come questo pastore che ha comprato tutto un palazzo, capisci, ha accumulato tutti i soldi dei fratelli per fare un appartamento a ciascuno. Non funziona. Mandali evangelizzare nel nome di Gesù Cristo. Giuda ha moltiplicato le città fortificate, ma io manderò il fuoco nelle loro città ed esso divorerà i loro castelli. E cosa c'ha Dio contro la gente che c'ha il palazzo, ci abita? Perché manda il fuoco? Perché dobbiamo andare, tradotto oggi il nostro caso, a evangelizzare. Gesù dormiva sotto gli alberi a volte, ai Monti degli Ulivi. Cioè, sto dicendo, adesso i miei di internet diranno, i miei oppositori, Gesù vuole che tutti vendano le case e vanno sul Monte degli Ulivi. Non sto dicendo quella casa, tientila, ma non l'adorare, che sia una casa possibilmente affittata, che puoi viaggiare e spostarti, va bene? Avanti, Angela. Continuo il messaggio di Giuseppe e Tamara.
Noi sentiamo di riprendere a fare riunioni. Di riprendere, di nuovo fare. A fare riunioni in casa. A proposito di questo, volevo raccontarvi una testimonianza. E questo è il futuro per il tempo dalla fine. Chiese, nelle case. Parleremo di questo oggi. Il Signore ci ha aperto una porta in una casa per anziani. Abbiamo fatto già delle riunioni e ci hanno accolto con gioia. Grazie Gesù. Ma soprattutto alcuni hanno creduto e accettato Gesù. Gloria al Signore. Questo è il modo che vorremmo continuare a servire il Signore. Ma dovete, vi sosteniamo. Fratello Giuseppe, vorrei sentire una tua osservazione sulle due chiese che abbiamo conosciuto e un consiglio di come poter riprendere a fare riunioni in casa. Siete preziosi, vi abbracciamo tutti. Giuseppe e la sua famiglia, adora Angela. Dio continui ad usarvi e benedirvi. Grazie Gesù, tanto amore anche da mia moglie Deborah. Ok, guarda, Gesù. Cos'è che chiede il mio giudizio su cosa? Sulle due chiese che hanno conosciuto. Guarda, io ovviamente io non conosco il pastore che ha menzionato e quindi non posso giudicare. Già sono qui a mitragliare e bombardare abbastanza il sistema della religione di oggi, ma non le persone, che non le conosco. Io sono contro il sistema, non sono contro la persona. Molti mi chiedono, ah, il mio pastore qui, il mio pastore là, non, è, non mi piace. Io gli dico sempre, mi dispiace, il tuo pastore non lo posso giudicare, non lo conosco. Sì. Posso giudicare il sistema religioso, che conosco non vale niente. I pastori, può essere dolce, sincero, incastrato lì, o può essere uno un broglione, non lo so. Quindi non posso giudicarlo. Per il resto, comunque le scritture parlano chiaro. Nessuna delle chiese edificio di oggi sono basate sul fondamento biblico, non esiste. Né protestanti né cattoliche. La sola e vera chiesa di Gesù che lui ci ha insegnato a edificare, Atti 17, vai. Atti 17, 24, okay. E poi prendi anche Atti 7, 48. Atti 17, 24. Il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo Signore del cielo e della terra, non abita in templi costruiti da mani d'uomo. Quindi quando vi dicono questa è la chiesa, è una bugia del diavolo. Questa è la casa di Dio, è una bugia satanica, non è la casa di Dio. La casa di Dio è il tuo cuore, la tua anima, tu sei la chiesa di Dio, una chiesa che cammina, che parla, che ama, che predica il Vangelo. Va bene, leggiamo, andiamo da... La prima chiesa del Nuovo Testamento si trovava dove era la gente, cioè a casa loro. Nei tempi degli apostoli non esistevano edifici, solo chiese nelle case. La chiesa in casa diventava chiesa quando c'erano i fratelli. Se i fratelli andavano fuori a comprarsi un gelato, non era più la chiesa, era una casa, mattoni, va bene? Appunto come dice Stefano, ce l'hai Atti 7,48. Stefano, prima di morire, ha detto questo. E appunto che ha detto questo gli è costato la vita. Oggi dicendo questo non ci costa la vita, perché io vivo in privato e ciao, ma ci perseguitano, ci maledicono, ci chiamano falsi profeti, solamente perché noi diciamo questi qua, le vostre chiese morte non valgono niente, uscite e andate a cercare le pecore. Atti 7,48. Atti 7,48. L'Altissimo però non abita in edifici fatti da mano d'uomo. Quindi, di nuovo, ripete, quindi non è una scrittura sì. Diceva isolata. In Atti 17, 24 e anche Atti 7, 48. Ecco, è una cross-reference, referenza incrociata. Una chiesa in casa normale era formata da 10-15 persone, sto rispondendo a questi fratelli, massimo 20 direi, cioè la chiesa ideale non è come oggi 100, 500, 1000, 2000 perché sono più soldi. No, la chiesa ideale sono 12 persone, 11, 12, 13. 15, cioè la chiesa ideale è quella di Gesù. E oggi fanno a gara chi c'ha più membri, perché portano più soldi. Fratello Giuseppe, cosa c'è di male, l'ha fatta la chiesa, la dice, ma no, le riceviamo anche noi, però che vadano a evangelizzare, non per fare un edificio. Quindi, e il fatto è che quando hai poche persone è più facile avere unità e fare progetti per raggiungere i perduti, ma quando hai una chiesa grande è impossibile avere unità tra tutti e fare qualcosa insieme. Quindi per questo la piccola comunità è più efficiente nel dare frutti per il Signore. Esatto. Una comunità che fa comunità, va bene, la migliore comunità è la gente che tu evangelizzi, non i fratelli dell'altra casa che loro fanno cannelloni e faccio lasagne. No, le pecorelle che tu raggiungi, che porti a casa tua e che non vengono per mangiare, vengono per Gesù. Quindi ti senti una famiglia, va bene? Ora, in queste chiese e nelle case non solo si insegnava la parola, ma si parlava della loro situazione reale di ogni giorno.
in queste chiese nella casa, applicavano la parola alle loro situazioni in modo pratico. Così funzionava la prima chiesa, dando soluzione pratica uno a uno, si conoscevano di persona. Una volta stavo in piedi davanti a una chiesa e c'era un prete che stava facendo il battesimo. E qui c'era due giovani, una coppia giovane, moglie e marito, e gli danno il bambino al prete. Prete, prende questo bambino, lo avvicina all'acqua, poi si gira al padre e fa... dice, come ti chiami tu? E il padre dà il nome del padre. E tu chiede alla mamma, e la mamma dà il suo nome. Ma come, se non conosce neanche il nome delle tue pecore? Queste chiese grandi... Con le tende appese, i fiorellini, l'incenso, cioè è un museo, insomma. Nelle chiese vere non solo si predicava la parola, ma si aiutavano le persone individualmente, la comunità, però non quelle di altre comunità, come qualcuno ha capito male. Si dialogava con domande e risposte, va bene, come una famiglia, un gruppo di amici. Va bene, noi qui per esempio direi che siamo un piccolo esempio. Siamo così, fratelli di diverse nazioni, e siamo diventati una famigliola. Ci daremmo la vita uno per l'altro. Qui quando uno eredita una casa, la vende, la mette in comune, è già successo. Quello qui c'è una borsa unica, qui non c'è uno che ha soldi, uno che non ne ha, uno con l'orologio, uno senza. Qui ci si aiuta, siamo una famiglia. Quindi le chiese della Bibbia mettevano da parte le appariscenze religiose, confessavano i loro peccati, ricevevano preghiera personale, il perdono. Non doveva andare in centro della città alla cattedrale che c'è uno che ti confessa, ma per l'amor di Dio, ma chi è quello là? Cosa vuole con le sue quattro Ave Marie? Quando fai del male a un fratello, glielo confessi al fratello. Il prete che c'entra? Vai dal fratello e ti dice, sai, fratello, gli dice, sai, io ho peccato contro di te, sono andato a letto con tua moglie, caro mio. Ah, ma quello mi dà un pugno. Te lo becchi se ti dà un pugno. Poi lo perdoni. Mica va dal prete, quattro Ave Marie, e poi va a cercare la moglie di un altro. Caro mio, vai a confessare dove costa qualcosa. Così nelle chiese e nelle case diventavano molti più forti spiritualmente, sicuri dell'amore di Dio. Nessuno era abbandonato a lottare da solo per le sue battaglie. Va bene? Vai a Atti capitolo 6, guarda. Allora, lo scopo era il discepolato, non era solo convertire le pecorelle, ma addestrare le pecorelle convertite a diventare discepoli, non a scaldare panche, per cortesia, che non un pastore che deve inventare sermoni, copiarli dall'internet perché non sa cosa accidenti dire, deve andare a copiare un altro. Vedi cosa le pecore hanno bisogno. Amen. Va bene, quello, un fratello, una sorella, ha problemi in famiglia, predica qualcosa che può risolvere il problema a quella famiglia. Cosa va in internet a copiare sermoni? Atti 6.1. In quei giorni, moltiplicandosi il numero dei discepoli, cioè quando evangelizzavano, facevano discepoli, non convertiti, come abbiamo detto anche l'altra volta. Quando si evangelizzava, non solo facevano convertiti, danno la salvezza e hanno finito, facevano discepoli. Esatto, cioè la chiave è fare discepoli, non è il grande predicatore bla bla come parla bene, fa discepoli, non solo convertire, ma fra diventare discepoli. Giovanni 8, 31, 32, allora dice, se continuerete nella mia parola, allora sarete veramente miei discepoli. Altrimenti non siete discepoli, siete credenti mentali. Andiamo. 2. Atti 6.2. I dodici, convocata la moltitudine dei discepoli, dissero, non è conveniente che noi lasciamo la parola di Dio per servire alle mense. Cos'è servire alle mense? E da mangiare, preoccuparsi per la carne, il dormire. Sì, il fratello ha bisogno, prende il materasso e glielo dai, capito? Ma non siamo un ente assistenziale. Verso 7. Sì, quindi vuol dire che non erano solo 12 discepoli quelli che Gesù ha fatto, erano la moltitudine dei discepoli, erano tutti discepoli, tutti quelli che credevano erano discepoli. Sì, perché dovevano praticare il Vangelo, non era sufficiente credere al Vangelo, capisci? Invece praticare vuol dire mettere in pratica, ci sono dei comandamenti nel Vangelo, evangelizzare, raggiungere le pecorelle, aiutare i fratelli, sono dei comandamenti specifici. Allora, hai letto 7? Verso 7. La parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli si moltiplicava grandemente in Gerusalemme. E anche un gran numero di sacerdoti ubbidiva alla fede. Capito? Quindi
Il cristiano discepolo non è cristiano credente. Giovanni 8, 31-32, allora disse Gesù a quei giudei che avevano creduto in lui, credenti. Mm-hmm. Attenzione, se perseverate nella mia parola, sarete discepoli. Mm-hmm. E allora la verità vi farà liberi. Dice, noi siamo già liberi. Dice, no, voi non siete liberi. Sì, siamo figli di Abramo. No, se foste di Abramo, fareste le opere di Abramo. Ma Abramo è nostro padre. No, voi siete figli del diavolo. Giovanni 8. Ai credenti gli ha detto siete figli del diavolo. Va bene? I farisei credevano nella Bibbia, credevano in Mosè, credevano nella legge, però non praticavano l'amore della legge, non praticavano, non seguivano. Va bene? Fratelli, dimenticarsi di essere credenti, perché essere credente non vuol dire niente. Va bene? Hitler credeva, andava in chiesa, c'ho foto di Hitler che andava in chiesa. Va bene? Cattolico, battezzato, Hitler, tutto. Infatti, gli evangelici di Germania costituivano lo zoccolo forte del nazismo. Erano i evangelici che hanno combattuto le sue guerre. Nelle cinture dei nazisti c'era scritto Dio è con noi. Gott mit, ho dimenticato in tedesco. Dio è con noi nelle cinture dei soldati nazisti. Hitler predicava Dio. Attenzione a non confondersi. Il cristiano credente non vale niente, il cristiano discepolo. Amen. E il praticante non è scaldare, io pratico scaldo una panchina. Mm-hmm. Vai nelle strade, trovati Radio Blast che ti dà il corso biblico, o trovati una chiesa meglio di noi se non ti piacciamo noi, e datti da fare. Invece la chiesa originale, quando arrivavano a 15 e 20, si divedevano e formavano altre chiese. Erano anche obbligati, che sennò i romani li buttavano ai leoni di tanto in tanto, quando si stancavano di questi qua. Va bene? Allora, Voglio chiederti riguardo alla chiesa in casa. C'era Rita che chiedeva, diceva che loro sono una piccola comunità che si stanno riunendo per formare chiese nelle case, e voleva sapere, devono avere necessariamente un pastore o si può fare anche senza? Senza pastore? Mm-hmm. Va bene, ci sono le chiese dei fratelli che loro hanno come regole che non hanno pastori. No, dipende dai frutti. Se tu sei marito e moglie potete essere co-pastori, se avete i doni più o meno equilibrati. Se invece uno è lazzarone con la Bibbia legge mai, quell'altro invece è sempre razzillo, è chiaro che quell'altro o l'altra è il pastore. Il Vangelo dice che nella prima chiesa avevano anziani evangelisti che andavano di casa in casa, cioè un po' come il sangue che circola nel corpo umano. L'anziano non era un mediatore tra i credenti e Dio. Quindi la chiesa in casa è indispensabile, cioè anche se non fai riunioni, se siete in due automaticamente siete sempre una chiesa. Matteo 18:20 dice, dove due sono riuniti io sono nel mezzo di voi, dove due o tre, due persone fanno una chiesa, una persona no, una persona è un credente, un discepolo. Sì, no, loro sono una comunità che fanno chiesa, non una persona, e chiedono se va bene senza pastore e devono avere un pastore. Ma diciamo il pastore ce l'hanno già. Vabbè, ce l'hanno già, perché non esiste mai, ma anche le chiese fratelli che non vogliono pastore hanno sempre il pastore, anche se non l'ammettono. Non lo chiamano pastore. Non lo chiamano pastore, però non esiste, nel regno di Dio non esiste l'eguaglianza. È solamente nel comunismo che dico siamo tutti uguali, sono tutte cretinate dei politici. Nel regno di Dio, ma anche in questo mondo, non esiste mai l'eguaglianza. C'è sempre uno che ha, nella chiesa di Dio, è sempre uno che ha il talento di evangelizzare, l'altro non le ha, c'ha il talento di saggezza, l'altro non ce l'ha, quell'altro c'ha il dono di guarigione, l'altro non ce l'ha. Il dono di essere pastore è un dono, infatti è scritto in 1 Corinzi 12, ci sono i nove doni dello Spirito, e uno è appunto amministrazione, apostoli, insegnanti. Quindi anche se voi non volete il pastore, perché non volete, molti non vogliono il pastore perché non vogliono sottomettersi, non vogliono uno che li rimproveri, vogliono fare quello che gli pare, quello che gli piace, e loro non vogliono pastori perché io non voglio uno che mi rimproveri. Sbagliato. Però è come che sono coppia sposata, ma moglie e marito, e dice noi siamo uguali, e non siete mai uguali. C'è sempre uno che ha più amore, un altro che ha più umiltà, un altro che legge più la Bibbia, un altro che può insegnare meglio la Bibbia, un altro che evangelizza di più, quell'altro che evangelizza di meno. C'è già la guida, solamente che tu non la riconosci perché magari motivi di orgoglio. Mm-hmm.
E questo è il motivo che spesso non vogliono i pastori, perché non vogliono che uno viene e gli dice: senti fratello, svegliati, perché tu stai camminando fuori binario. E noi l'abbiamo fatto con qualche fratello qua e là, ci sono offesi e sono partiti. E ciao, arrivederci, buon viaggio. Beh, se non è, le mie pecore ascoltano la mia voce, il tuo bastone e la tua verga mi consolano, Salmo 23, il tuo bastone e la tua verga mi consolano. Cioè una chiesa senza bastone della parola, senza la verga dei comandamenti, che chiesa è? Una chiesa che o è morta o diventerà morta. Una chiesa dove i fratelli non accettano correzioni, non si sottomettono all'autorità, non durerà molto, ci vuole un'autorità. Infatti il Nuovo Testamento dice: Dio ha messo nella chiesa prima apostoli, poi e poi pastori, e poi dottori, e poi così via. Va bene, dovete avere un pastore, potete chiamarlo anziano. Io per esempio, a me, io mi reputo un anziano, cioè, però c'è sempre uno, va bene? Sì, 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 sì. Quindi leader delle chiese, nelle case, non erano persone che avevano studiato nella prima chiesa per ricevere approvazioni accademiche, diplomi teologici, riconoscenza allo stile del mondo. Erano persone con esperienza di buona reputazione. In 1 Timoteo 3 parla di quello. Vabbè, anche Filippesi 4 possiamo leggere. Guarda, 1 Timoteo 3, 2 a 4. Ce l'hai? Sì. 1 Timoteo 3, 2 a 4. Bisogna dunque che il vescovo sia irreprensibile, marito di una sola moglie, sobrio, prudente, dignitoso, ospitale, capace di insegnare, non dedito al vino, né violento, ma sia mite, non litigioso, non attaccato al denaro, che governi bene la propria famiglia e tenga i figli sottomessi e pienamente rispettosi. Quindi, quindi il leader, il vescovo pastore è la stessa parola. Sì, il vescovo sì, era pastore, era quello che andava a evangelizzare di più, che camminava le strade di più, che raggiungeva i pecore di più. Quindi quando dice vescovo sta dicendo pastore, e poi a volte un pastore può, diciamo, supervisionare due chiese o tre, ma sono chiese che ha iniziato lui di solito. Va bene, quindi non dedito al vino, né violento, mite, non litigioso, non attaccato al denaro, il contrario del Vangelo oggi della prosperità. Quindi questi erano pronti a fare la volontà di Dio sempre, a qualsiasi prezzo, e bisognava pagare. È così che hanno vinto il mondo. Quindi avete bisogno di un pastore, dovete sottomettervi all'autorità di qualcuno che rappresenta l'autorità di Dio. E quindi però è subentra la superbia, l'orgoglio, eccetera, eccetera, la familiarità, io sottomettermi a te, eccetera. Invece devi sottomettere, se non ti sottometti a un fratello che c'ha, che è un anziano, e come fai a sottometterti a Dio? Filippesi 4 ce l'hai, Filippesi 4, 12 e 13, e poi andiamo a 1 Corinzi 4. So vivere nella povertà e anche nell'abbondanza. In tutto e per tutto ho imparato a essere saziato e ad aver fame, a essere nell'abbondanza e nell'indigenza. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Va bene, quindi che siamo ricchi o poveri, abbiamo tanto o poco, si va sempre avanti. 1 Corinzi 4, 11 a 13. Fino a questo momento noi abbiamo fame e sete, siamo nudi, schiaffeggiati e senza fissa dimora, e ci affatichiamo lavorando con le nostre proprie mani, ingiuriati benediciamo, perseguitati sopportiamo, diffamati esortiamo. Siamo diventati e siamo tuttora come la spazzatura del mondo, come il rifiuto di tutti. Amen. Wow, questa è la prima chiesa. Come hai detto prima, erano pronti a pagare qualsiasi prezzo per fare la volontà di Dio. E così hanno vinto il mondo, con questa determinazione, con la convinzione. Come la spazzatura di tutti. Però non gli interessava niente, andavano avanti per Gesù. Amen. Fratelli, prendete appunti, questo è oggi... Questo qui, rispondendo a questa sorella, stiamo dando diciamo suggerimenti un po' a tutti, va bene? Come organizzare chiese in casa. Cioè sto dando questo messaggio prendendo spunto da questi fratelli che hanno chiesto queste cose, ma sto parlando un po' a tutti. Tutti i fratelli interessati a fare chiesa in casa, va bene? E, cioè, invece di invitare le pecorelle alla chiesa, portavano la chiesa dove erano le pecorelle. Questa è la prima chiesa. Quindi non, e invece oggi cosa fanno i mercenari? Si siedono in chiesa e dicono: se le pecore vogliono salvarsi vengono qui. Sì, sì. Invece no, la chiesa va dalle pecore. Gesù lascia il cielo, scende qui, va a cercare la gente nelle strade, sì, le guarisce, sì, le guida, gli dà il Vangelo, e Gesù che viene qua a morire in croce. Invece la chiesa no,
che poi tra questi pastori c'è anche gente sincera, sono gente dolce, gente sincera che io l'ho incontrati, molti di loro, e vorrebbero farlo, ma nessuno gliel'ha insegnato. Una volta il protestantesimo andava, non so, ai tempi di Martin Lutero, quando indirettamente, creando la Chiesa protestante, lui uno dei principali, ha indirettamente riformato anche la Chiesa cattolica. Hanno capito che non potevano più vendere le benedizioni. Si sono calmati, sono già andati in una calmata. Anche Martin Lutero ha fatto anche delle cose sbagliate, ha fatto però tante cose giuste. Però oggi la Chiesa protestante è diventata peggio dei cattolici. Allora, le chiese in casa sono sempre state perseguitate perché il loro stile di vita aveva valori e li rispettavano anche. Il mondo pagano, chiaramente con valori inferiori, il mondo pagano per motivi di gelosia, cosa facevano? Li perseguitavano. Per gli stessi motivi che le false religioni, come l'Islam, l'Induismo, perseguitano oggi il cristianesimo. La luce del vero Cristo espone questa inferiorità religiosa. Perché gli islamici devono ammazzare i cristiani? Perché se non fanno niente scappano tutti gli islamici. Sì. E qual è la donna che gli dice vuoi stare islamica, certo, con un marito che mi picchia? Certo. E allora devono legarli come la mafia, se esci dall'Islam ti uccidiamo. E la mafia fa così, se esci dalla mafia ti uccidiamo, l'Islam fa lo stesso. L'Islam non è una religione, è una politica camuffata di religione. Maometto era un politico, però fanatico di religione, però. Quindi il cristianesimo senza fare niente converte gli islamici, per questo che gli islamici, l'Arabia Saudita ha preso i petrodollari e sta finanziando l'ISIS, eccetera, e tante altre nazioni come lei, come loro. Il vero cristianesimo era, o dovrebbe essere, non una predica, ma un modo di vivere, un modo di operare, un modo di evangelizzare, non è una religione, è un modo di mostrare Cristo al mondo. Il vero cristianesimo vuol dire aiutarsi tra fratelli e non ha niente a che fare con quello che le religioni moderne lo hanno ridotto, cioè ai banali incontri religiosi. La vera Chiesa ha vinto il mondo e tuttora vince e converte i perduti, semplicemente con l'amore, con l'umiltà, con la disciplina, con l'unità e l'obbedienza alla parola. Questa è la vera Chiesa, questa deve essere, fratelli, sì. la vostra guida se fate una Chiesa in casa. Io dico, la sorella ci ha chiesto, dobbiamo fare una Chiesa in casa, ti ricordi? Ecco, tu sei Chiesa, anche se voi siete in due che credete, già siete Chiesa, non deve mettere il cartello di marmo fuori, la grande Chiesa del Duomo di Milano, no, niente. Se voi vi riunite in un garage, per 10 minuti, mezz'ora, quella è una chiesa, perché due persone, due credenti sono una chiesa, va bene? Siete già una chiesa, se che lo volete ammettere o no. Serve il pastore, dovete avere un pastore, se non lo accettate un pastore, lo avete già, è la persona che guida nello spirito, e già lui è pastore, va bene? E quindi hai menzionato l'amore, l'umiltà, la disciplina e credo ubbidienza alla parola. Solo queste cose sarebbero sufficienti come regole per una chiesa in casa, niente altro. Non c'è bisogno di aggiungere dottrine, teologia, dottrine, niente, solo amore, unità, umiltà, disciplina, ubbidienza alla parola, certo. E questo già attira i non credenti, perché sono cose che veramente non vedi in questo mondo, neanche nelle chiese, e così converti i perduti. È così. Le chiese in casa, come insegna la storia cristiana, erano piccole, ma in proporzione erano 10.000 volte più forti, più fruttifere delle chiese edificio di oggi, perché erano obbedienti, sottomesse alla parola, unite nello stesso modo di pensare. Vai a 1 Corinzi 1:10. Okay. Uniti nel sentire, nel corpo e nello scopo, va bene? Quindi è l'unità che dà la forza. Per questo quando vengono i falsi fratelli, la prima cosa che fanno è attaccare il pastore, dividere la chiesa. Se spaccano l'unità, il diavolo ha vinto. Non fate entrare i falsi fratelli. Cominciano a criticare. La chiesa deve essere così, la chiesa deve essere così, questa chiesa deve essere più spirituale, va bene? E questo dovete imparare, fratelli pastori, capisci? Perché campanello di allarme. Io volevo fare la comunione oggi, facciamo in tempo, Angela? Proviamo. In tempo. Io dico facciamo in tempo, avevo desiderio di fare la comunione. Allora,
Io stamattina stavo pregando e il Signore mi ha detto proprio questo, dice insegna ai fratelli che fanno chiesa nelle case, mi ha detto Gesù così, che quando viene uno a seminare divisione devono fargli una domanda: fratello, io questa, Dio mi ha guidato a fare questa chiesa in casa, qui a Milano, Palermo, Firenze, dove sei? Questa è la chiesetta, siamo 4 persone, 6 persone, 7, quello che siamo 3. Io ho fatto questa chiesetta, diciamo, la Bibbia non ti piace? E dov'è la tua chiesa? Cosa hai costruito fino adesso? Non ti piace come io guido la chiesa? Com'è che la guidi la tua? Hai mai costruito una chiesa? No, allora perché non te ne stai zitto? Va bene? Quindi, no, lo ripeto perché il Signore mi ha detto proprio stamattina di insegnare ai fratelli che fanno chiesa nelle case. Quando vengono i criticoni, sotto facendo finta che sono fratelli, dite, fate solo una domanda. E tu fino adesso cosa hai fatto? Dove sono le tue pecorelle, i tuoi convertiti, i tuoi discepoli? Che basta guardare le chiese edifici, non fanno niente, va bene? Non hanno frutti. L'attenzione, vai prima Corinzi 1:10, sì. Va bene? Va bene, poi magari... Allora, prima Corinzi 1:10 è la chiave per il successo di una chiesa, va bene? Leggilo, l'unità. Okay. Ora, fratelli, vi esorto nel nome del Signore nostro Gesù Cristo ad aver tutti un medesimo parlare e a non aver divisioni tra di voi, ma a stare perfettamente uniti nel medesimo modo di pensare e di sentire. Questa è Corinto, una chiesa che Paolo gli ha dato 100 rimproveri. Però qui gli dice unitevi nella parola, nel pastore. Il pastore era perfetto, assolutamente, no. Il contrario. Il pastore era fuori binario, un pochino. Tanto che primo Corinzi 5, questo tollerava uno che andava a letto con la moglie di suo padre. E ha detto, oh, state scherzando. Prendete quel signore, dice, e datelo nelle mani di Satana, primo Corinzi 5:5. Così si fa con le persone fuori binario se non vogliono pentirsi. Va bene. E però una chiesa così sgangherata, va bene, Paolo gli dice, state uniti, sgangherati, sì, state uniti, perché? Perché c'è un pastore, c'è un'autorità, se non ti sottometti al pastore, dimenticati, sottometti a Dio. Primo Giovanni 4, non puoi amare Dio che non vedi, se non ami il fratello che vedi, non puoi sottometterti a Dio che non vedi, se non ti sottometti al pastore. Quindi, e poi c'è un altro punto, chiamare una chiesa cattolica, evangelica, eccetera, non è scritturale, perché le chiese nella Bibbia venivano chiamate, va bene, denominate in base alla località geografica, non secondo la denominazione o dottrina. Una chiesa poteva essere vera, viva, falsa, morta, quello che vuoi, ma non poteva essere cattolico o evangelica. Controlla in Apocalisse capitolo 2 e 3. Quindi io dico questo, un consiglio ai fratellini che cominciano a fare chiesa in casa: non è una buona idea di cominciare a condividere i soldi nemmeno con le pecorelle nuove che si riuniscono a casa vostra. Non si comincia dai soldi. Prima di giungere al livello dei soldi, normalmente è necessario vivere insieme anche anni, vivere insieme per anni, non frequentarsi, bere il caffè e leggere la Bibbia. Vivere insieme, capito? Proprio dormire nella casa dove c'è un papà, dove c'è un pastore, dove le persone accettano correzioni, rimproveri, perché tutti ne abbiamo bisogno. Sì. E i soldi sono l'ultima cosa, li portava Giuda nella chiesa di Gesù. Quindi il fratello che ho sempre bisogno, mi serve, ho bisogno. Senti, tirati sulle maniche, come diceva Paolo, chi non vuole lavorare non deve mangiare. Sono carico di debiti, mi dispiace, così affondiamo tutti. Ti do l'olio della mia lampada, così affondiamo in due. Ti sei caricato di debiti, pregherò per te, fratello. No, la chiesa non è distribuzione soldi. Sì, è che è un fratello non sincero. Non è un bancomat che vai click e incassi, Un fratello sincero che ama Dio davvero viene alla chiesa non per vedere cosa posso ricevere, datemi, sono pieno di problemi, aiutatemi. No, uno sincero, anche se pieno di problemi, viene alla chiesa per dare e neanche chiede, perché se gli altri vedono i suoi bisogni lo aiutano, non è che deve chiedere, insistere, nel nome dell'amore aiutami, tu sei mio fratello. Nel nome dell'amore. Diciamo questo perché alcuni lo fanno così, si approfittano. Sì, ne sappiamo però qualcosa. Uno sincero che ama Dio, anche se è pieno di problemi, amen, non chiede, è lì perché vuole amare Dio e i fratelli. E poi il Signore provvede per quello. Quello il Signore lo aiuta. Quindi il mio consiglio è questo, fate come vi pare, ma i soldi non dovete neanche menzionarli, d'accordo?
Quindi i soldi attireranno i fratelli, che sono fratelli solo in apparenza, gente che magari dopo uno o due anni si rivela mezzo cuore, sì. Gente che vi amava così tanto, ma finché avevate soldi, ma finiti quelli, stranamente finisce anche l'amore, misteriosamente. Dicono che Dio li ha chiamati da altre parti, profezia, profeticamente, a buon intenditor, poche parole dico io. Quindi sì. I nuovi convertiti per strada a raggiungere le pecore, non andate a cercare gente carica di debiti, si arrangino loro, le hanno fatti loro, certo. E la loro responsabilità. Gesù ha detto: stai attento che quando sei per via mettiti d'accordo, cos'è Matteo 5? Mettiti d'accordo mentre sei per strada col tuo avversario, che ti porta il giudice al gendarme in prigione. Dalla prigione non esci finché non paghi l'ultimo centesimo. Gesù non ha detto: tranquillo, ci penso io, te li pago io i debiti, io sono Gesù, io prendo i soldi dalla bocca dei pesci. No, vai in prigione e paga l'ultimo centesimo. La Chiesa non è una bancomat con la tesserina del credente per incassare, va bene? Una cosa che spesso succede, non solo a Giuseppe e Tamara, però credo che molti fratelli che lasciano un edificio o fanno una chiesa in casa e si sentono un po' colpevoli, come se, oh no, sto facendo qualcosa di anormale, e quindi non è ubbidienza, non è quello che fanno la massa, tutti gli altri, e ti senti un po' colpevole, come se tu stai sbagliando. Ma andando alle scritture, come facciamo adesso, abbiamo citato un sacco di scritture sulle chiese in casa, vediamo che l'esempio della Bibbia, della prima chiesa, e le chiese in casa, non sono gli edifici, quindi non dobbiamo sentirci male, anche se qualcuno ci giudica, ci critica. Andiamo alle scritture e basiamo la nostra fede sulla scrittura per non avere sentimenti colpevoli sbagliati. Il diavolo ci condanna, sì, perché il diavolo non vuole che noi facciamo la chiesa in casa. Il diavolo vuole che continuiamo a essere addormentati in una chiesa dove non si fa niente. Quindi le scritture sono la nostra salvezza. Infatti, guarda, le chiese nelle case era la... per 300 anni la prima chiesa mondiale era una chiesa nelle case, poi il diavolo è entrato e li ha fatto diventare, ha paganizzato il cristianesimo, e cattedrali, e il prete, il vescovo, l'arcivescovo, l'arci, eccetera. E qui siamo qua, 1 Corinzi 1:10, uniti, stesso pensiero, la stessa mente, e questo vale anche per i vostri figli, insegnate i figli a stare in unità col papà, con la mamma, se vogliono essere figli. Altrimenti 18 anni, ciao, vai per la tua strada e amici come prima, ti vogliamo bene, ciao. Ma non mantenete persone che dopo 18 anni che non ne vogliono sapere del Signore. Va bene, questo vale per le chiese, vale per le famiglie. Va bene. Amen. Le chiese edifici sono un'imitazione del Vecchio Testamento, anzi più esattamente imitazione di religioni pagane, perché nel Vecchio Testamento era proibito edificare edifici religiosi in qualsiasi posto uno voleva. C'era solo un posto, Gerusalemme. Distrutto quello, nel 70 dopo Cristo i romani l'hanno distrutto, basta. A quel punto è si va avanti con Gesù. Matteo 18:20, ovunque ci sono due persone o 10 o 15, quello che è, minimo due, quella è la chiesa. Va bene, quindi perché Gesù ha detto due persone? Perché sapeva che ci sarebbero stati questi farisei che avrebbero detto: ah, solo se non viene la nostra chiesa non può essere salvato, se non prende la nostra comunione a casa tua non puoi, se non confessi i peccati dal questo qua. Gesù sapeva che sarebbero insorte queste dottrine del diavolo e ha dato la libertà. Ovunque ci sono due persone, io sono nel mezzo. Va bene, e non deve essere chiesa di qui, chiesa di là. Però se siete in due sinceri, presto sarete in quattro, in otto, in sedici. Se non siete lì a grattarvi lo stomaco notte e giorno. Va bene, le chiese edifici servono a innalzare un pastore. Le chiese edifici innalzano un vescovo, un profeta, un capo. Luoghi dove si predica alle masse di persone, 100, 500, e tutti in silenzio, nessuno può fiatare, fare una domanda, e cominciare anche dalle donne in certe chiese. Alla fine tutti a casa a mangiare spaghetti, guardare TV, e se non hanno capito il messaggio, non importa, cuori vuoti erano, cuori vuoti rimangono. Sì, e queste sono le chiese moderne. È vero. Devi ascoltare in silenzio e poi vai a casa. Sì, magari quello c'ha la moglie che adultera e il pastore predica sugli uccellini che volano. Sì. È vero. Invece una chiesa di 10 persone dice: ah, tua moglie lavora a porta tutte le sere, o il marito, quello che è.
Ah, aspetta, chiamalo qua, la moglie o il marito, che devo spiegargli qualche cosa. Vieni, amato fratello, se vuoi stare in questa chiesa, ciao, devi rigare diritto, confessare, pentirti, cambiare, va bene? Che una moglie così non te la meriti, e prego che si trova, se tu non ti penti, pregherò che trovi un marito meglio di te, o moglie, quello che è. Questo però avviene solo nelle chiese piccoline. Chiese grandi non si conoscono neanche per nome. Prete a battezzare il bambino, come si chiama la mamma? E il papà, ma non conosce neanche i nomi delle due pecore. Sono diventati negozi, va bene. Guarda, le chiese grandi non possono fornire vera comunione personale con i fratelli, gli incontri in edifici religiosi è troppo poco per produrre discepoli, va bene. E non sono perseguitati perché vivono 6 giorni come il mondo, il credente della domenica, non offendono nessuno, si adattano al mondo, anzi il mondo, tu vedi il Papa quando va in giro, lo Stato italiano ateo gli manda il poliziotto a proteggerlo. Caro mio, è quello il rappresentante di Gesù. Quando Gesù era qua mandavano il poliziotto a arrestarlo, non a proteggerlo. Va bene, grazie Signore. Allora guarda, un'altra cosa, dov'è che è più difficile essere spirituali? Allora, a casa c'è la moglie e i figli che velocemente giudicano quello che facciamo e diciamo, ci misurano in base a quello che predichiamo, se siamo ipocriti o no. L'ipocrisia non trova molto spazio nelle chiese che sono dentro le nostre famiglie. Ci conosciamo troppo bene, tra di noi, le chiese familiari, bisogna camminare diritto perché non si può ingannare nessuno. Quindi è più difficile essere spirituali a casa che non in una chiesa edificio. Chiesa edificio, ti siedi lì con un libricino, come i pappagalli, abbassa la testa, se gli altri si alzano tu ti alzi, quelli si siedono tu ti siedi, alla fine il pastore col sorriso o il prete, sorriso stereotipato, e mi alzo l'offerta. Nelle case non è così la storia. Quindi è per quello che le chiese nelle case danno più frutti, perché devi camminare dritto, perché gli occhi della moglie e i figli sono sempre su di te. Non puoi dire siamo cristiani, abbiamo chiesa in casa e ci comportiamo come il mondo. Nella casa devi da mattina a sera camminare dritto se sei una chiesa. E questo ti aiuta a te a crescere spiritualmente molto più veloce. Un addestramento giornaliero, non solo la domenica 2 ore in un edificio. Tutti i giorni addestramento stretto. Capisci? E anche io sono pastore a casa mia, qui sono pastore, però io ricevo rimproveri, io ricevo correzioni. Mia moglie non è che me la manda per posta le sue rimproveri, me lo dice direttamente. Certo. E praticamente ogni giorno noi ci correggiamo. Sì, e anche con Angela. Con Angela qui, con te Angela, noi ci correggiamo a vicenda. Guarda, correggimi se mi sbaglio. Io accetto rimproveri, accetto le correzioni o no? Non fare finta perché siamo alla radio. No, anche ieri dopo la diretta abbiamo parlato come è andato, come è stato il messaggio, come è stato presentato, e abbiamo presentato punti seri da considerare per i futuri messaggi, anche per te, come migliorare, che sono state correzioni, e hai accettato ogni parola. Ma non solo, ma io vi prego di correggermi. No, è così. Io vi prego per cortesia, anche stamattina ti ho messo davanti delle cose, ho detto per favore prega su questo e vedi un po' se questa cosa che sto facendo così e se merita correzione. Vedi se c'è suggerimenti. Sì. Tu, che tu sei una dolcissima figliola carica, sei piena di umiltà, di dolcezza, tu fai dei suggerimenti. Io ascolto perché so che tu ami il Signore. Un pastore che non ascolta correzione e suggerimenti, come fa a darli? Io posso andare a mia moglie a correggerla, a volte lo faccio, se non mi faccio correggere da lei? Sono il signor Mussolini perfetto che non sbaglia mai, l'infallibile papa che è infallibile, ma quale infallibile delle mie ciabatte? Un papa infallibile manda le crociate contro i musulmani, un altro papa infallibile apre le porte e gli bacia i piedi agli musulmani, ma queste sono infallibili queste? Allora, quindi volevo dire, essere spirituali dentro un edificio 1 ora alla settimana o 2 ore è troppo facile. Mettersi i vestiti, la cravatta stirata oppure il cappellino, il cappuccio in testa, dipende dalla religione. Predicare un bel messaggio scongelato alla microwave davanti a una congregazione passiva non richiede nessun sforzo. Ma in casa è difficile invece. Io posso andare in qualunque chiesa e posso imbrogliare chiunque. Sì, il sorriso, la cravatta stirata, mia moglie, che dico mia moglie mi raccomando sorride, mia moglie sorride, certo, sì, capito? C'era conosco la storia di
questa moglie, quei figli, era la moglie del pastore, è una storia vera, testimonianza, ho visto un video su questo. E allora un fratello è andato da questa donna, da questa moglie del pastore, si è seduto vicino alla panca e gli ha detto: guarda, devo proprio complimentarmi, guarda, tu stai facendo un ottimo lavoro, stai incoraggiando tuo marito, eccezionale, è un pastore, guarda, eccezionale, ha profetizzato questo, quell'altro, ha predicato, guarda, eccezionale. E lei era seria, quasi piangendo. Ma hai capito? Questo gli ha fatto un complimento grandissimo. Hai capito cosa ha detto? Ho capito. Ma io quell'uomo non lo conosco. Come non lo conosci? A casa non è così. A casa è un'altra persona. Ma quante volte abbiamo ricevuto noi messaggi da sorelle che dicono: mio marito è un pastore, però a casa ci tratta completamente diverso da come si comporta in chiesa. È sempre lì su Facebook. Sì, e si comporta in un modo tiranno con i figli, con la moglie, li insulta, anche parolacce che lei dice: non posso credere che mio marito è pastore, perché in chiesa non è quest'uomo che è in casa. E questo problema non succede quando hai la chiesa nella casa. Non sono due persone diverse, esatto. Uno nell'edificio e uno in casa. È una persona, esatto, che deve guardare come parla, perché è pastore in quella casa. Guarda, tu puoi andare, può essere il tuo lavoro fare l'attore, ogni giorno lavori 4 ore a fare all'attore. Sì. L'attore. Sì. Il tuo lavoro è recitare. E sei, adesso sei l'eroe di Hollywood, domani sei questo. Sei un attore perfetto. Questi attori ti fanno credere che sono così, invece no, sono attori. Adesso fanno la parte del criminale, del mafioso, domani fanno la parte del santo, e bisogna vedere da che parte il suo cuore è, non si sa. Va bene? Sì, sì. E così, però con la chiesa in casa non imbrogli nessuno. Non ti puoi nascondere. Non ti puoi nascondere. No, devi mia essere o cristiano vero o no. Mi conosce dentro e fuori, notte e giorno, sì, sì. In pubblico e in privato. Mia moglie mi conosce. Sì, è vero. Va bene, vero. E te anche, io anche, tutti. Qua non, le chiese noi abitiamo insieme, però anche se non abitassimo insieme, una chiesa che vi riunite tutti i giorni, o almeno cercate tutti i giorni, non scappa. Lì non puoi imbrogliare molto, la gente non è mica così fessa. Sì, sì, sì. Giorno sì. Dopo giorno, dopo giorno, dopo giorno. Sì. Cioè non è che la tua ipocrisia può andare avanti molto. È vero, è vero. Va bene? Quindi dove è più difficile essere spirituali? A casa a è più casa, difficile, sì. Ed è giusto. È un addestramento più duro. La moglie e i figli velocemente ti giudicano quello che fai. E ti misurano col metro di misura in base a quello che predichi, se siamo ipocriti o no. Ma nelle chiese della domenica l'ipocrisia è lo spirito. La falsità è lo spirito. Queste finte strette di mano, finte, oh ciao, che bello vederti fratello, ok, arrivederci, ciao. Che bello vederti, solo 5 minuti, che 10 sono già troppi. Negli edifici i culti sono belli, ma sono sempre gli stessi, ripetizione, ripetizione. Come? Sì. Ci sono chiese che preparano le prediche l'anno prima. Anche sì, anche quello. Lo stampano l'anno prima, cosa che devono predicare, ma ti rendi conto, un pappagallo è meglio di quello. Fanno un programma per l'anno intero. Ma ti rendi conto? Per 12 mesi. E poi lo pubblicano lì anche nella chiesa e poi il pastore deve seguire quel programma. A perlomeno basarlo. Sì, sì. I soggetti che sono preparati. E se la chiesa ha bisogno di un'altra cosa? Se io voglio parlare, per esempio, che questo papa è falso, mica lo mettono lì. Capirai, no, mi buttano no, fuori. No. E le chiese è un bello spettacolo, cerimonia ripetitiva, anche, ma anche più bel compleanno, non importa quanto ben organizzato, se lo ripeti in continuazione diventa noioso, sempre la stessa musica, i stessi invitati, lo stesso mangiare, non vi sentireste sciocchi? È una cosa artificiale, lontana dalla vita reale, un compleanno, le chiese sono uguali, le grandi chiese necessitano di grande organizzazione, programmi, i membri coinvolti nei progetti di chiesa sono sempre pochi, tutti gli altri sono passivi. Grazie Signore. Vabbè, senti, non voglio dilungarmi su questo soggetto. Guarda, Angela, aiutami un po'. Che, quali sono le altre cose che i fratelli hanno bisogno? Io direi che la Chiesa è una famiglia, direi. La famiglia, sì, sì, e sì, deve sì. Provvedere le sue pecorelle, questa è la cosa principale. Cioè un padre e una madre spirituale che sono sempre raggiungibili, come una famiglia. Va bene? Il diavolo ha cambiato la Chiesa moderna, che a malapena si può chiamare Chiesa. Fate una chiesa lontana dalle pecore.
va bene? Sì, sì. E... credo che una cosa che succede spesso, che i fratelli ci scrivono, è che quando formano chiese nelle case e si riuniscono a volte in 5-10 persone, come Rita ha detto, non sanno se devono avere un pastore o va bene senza. E c'è un po' di competizione, che ognuno vuole essere la guida, e poi ci sono divisioni e mormorazioni e ribellioni, e questo porta a tanta confusione. E cosa bisogna fare, visto che noi non crediamo che quello con la diploma deve guidare? Allora, come si devono organizzare? E questo è un altro soggetto, adesso apriamo un altro capitolo qui. Cioè, quindi cos'è che dicevi, che fratelli, diversi fratelli infatti hanno scritto su questo, ripeti un po', parlano delle loro divisioni, no? Sì. Divisioni nelle loro case, e quindi cosa fare quando c'è mormorazione, ribellioni, diretti, mm-hmm. cosa fare? Sì. Va bene, io voglio dire questo su questo soggetto, Gesù guidaci. In questi casi, fratellini, dovete pregare, voi specialmente che state iniziando chiesa nelle case, spero che presto tutti ce l'hanno le chiese in casa, e dovete pregare affinché il nemico non inquini la vostra chiesa con questi inganni, va bene? Sono inganni, gente nella vostra chiesa che mormora, che litiga, che si ribella, anche quando date le scritture, quella chiesa non può durare molto. Va bene, quindi pregate che il diavolo non entra in queste cose. Guarda, prendiamo delle scritture, va bene, prendiamo delle scritture, io ho preparato una lista di scritture su questo soggetto qui, e se studiamo queste scritture io credo che sono la chiave, e se le riceviamo. Non sono scritture predicazione, sono scritture chiave che ti danno risposte. Quindi carta e penna, queste dovete scriverle. Quindi queste scritture offrono soluzioni della massima importanza, ma non solo riguarda la vostra chiesa in casa, ma riguarda anche l'unità delle vostre famiglie, il vostro matrimonio, che relazione tra figli e genitori. Bene, quindi attenzione bene. A questa scrittura, che a me mi piace parlare con le scritture, perché nella mia vita l'unica cosa che ha funzionato è stata la scrittura. Va bene. Guarda, vai al 1 Timoteo 2, secondo Pietro 1 e Luca 12. Qui ci sono tre scritture. Allora, primo Timoteo 2:15. Secondo Timoteo 2:15. Esatto. Sforzati di presentare te stesso davanti a Dio come un uomo approvato, un operaio che non abbia di che vergognarsi, che dispensi rettamente la parola della verità. Ecco, quindi studiare queste scritture, va bene, dice quindi sforzarsi di presentarsi davanti a Dio e dispensare rettamente, dice, dispensa rettamente la parola della verità. Quindi studiarsi le scritture e metterle in pratica. Non è, attenzione che leggiamo le scritture, che bella predica, frate Giuseppe, ottima predica. No, dovete seguire queste scritture, perché le scritture sono un codice, una chiave. Secondo Pietro 1:10. Perciò, fratelli, impegnatevi sempre di più a render sicura la vostra vocazione ed elezione, perché così facendo non inciamperete mai. Ok, chi è che non vuole mai inciampare? Allora concentrarsi su queste cose che Gesù ci sta dicendo. Luca 12, 42 e 43. Il Signore rispose: chi è dunque l'amministratore fedele e prudente che il padrone costituirà sui suoi domestici per dar loro a suo tempo la loro porzione di viveri? Beato quello servo che il padrone al suo arrivo troverà intento a far così. Va bene. Quindi dobbiamo essere servi fedeli, maggiordomi, responsabili, che diamo da mangiare il cibo giusto. Il cibo giusto non è sempre zuccherino, a volte è un rimprovero. Esatto, è così. Caro fratellino, ti voglio bene, sei fuori binario, ascolta, però c'è una scrittura che te la do con amore. Se il fratello è una pecora, dice grazie, scusati, perdonami. Se invece è una capra, dice chi sei tu per... chi sei tu? Chi sei tu? Allora la capra, ciao. Sì. Non devi insistere. Sono uno che ti dice chi sei tu... ciao, arrivederci, se gli dà la scrittura, però scrittura. Amen. E come fare allora quando in una famiglia che vuole fare chiesa in casa c'è un conflitto di autorità? Perché sa, nella famiglia di solito spesso c'è mancanza di rispetto, familiarità, e quindi non si vedono uno all'altro con gli occhi di Gesù, come che tu sei l'unto di Dio. E se una famiglia, più di una persona vuole essere la guida, cosa fanno? Guarda, io ho preparato delle scritture, te le do. Ce l'hai lì? 1 Corinzi 14, 33, vai lì. Sì, sì. 1 Corinzi 14, 33. Sì. Perché Dio non è un Dio di confusione, ma di pace. Quindi se avete dei figli che si ribellano, che non accettano l'autorità,
se avete una moglie che, o un marito che non si sottomette all'autorità della parola. Se avete una chiesa in casa che c'è qualcuno che parla sempre ma non si sottomette alla parola, e a un certo punto deve portarle a un bivio. Senti, decidiamo se camminiamo insieme. Amos 3.3, così dice. Amos 3.3 dice: come possono due camminare insieme se non sono d'accordo? Non possono camminare insieme se non sono d'accordo. Non importa se sono sposati, non importa se è una chiesa, non importa se sono genitori e figli. Se non siamo d'accordo, non si può camminare insieme. Quindi se siamo una chiesa e sono pastore, non sarò più vostro pastore, ci dividiamo. Se invece il pastore che non segue le scritture, ci dividiamo. Se è un figlio che vuole solo soldi per la moto, soldi per la scuola, soldi per quello che, il telefonino, però non vuole sottomettersi all'autorità dei genitori, e non dico della Bibbia, perché alcuni figli non credono alla Bibbia, dei genitori, allora dice: senti, c'hai 18 anni, vai a lavorare, ti compri tu il telefonino, ti paghi la tua scuola, e c'hai 18 anni. Va bene? Quindi parliamo di chiesa adesso. Andiamo a Salmo 73, Proverbi 29, due belle scritture lì. Okay. Allora, le vere guide, cioè, okay, che Dio ci manda, e non quelle che si innalzano in superbia per la loro vanagloria. Va bene? Cioè, stiamo parlando di gente che litiga per avere autorità. Si riconoscono le vere guide per la loro umiltà, per la loro sottomissione, fino a che Dio, e non loro stessi, li innalza. Quando uno si innalza e vuole fare il capo, non è mai il capo. Chi ti ha nominato te? Cosa hai fatto fino ad ora la tua chiesa? Sono i tuoi discepoli. Ma, vabbè, Salmo 73:6. Salmo 73:6. Perciò la superbia li adorna come una collana, la violenza li avvolge come un manto. Va bene, Proverbi 29:23. L'orgoglio abbassa l'uomo, ma chi è umile di spirito ottiene gloria. Quindi qui non c'è spazio per uno che si innalza e vuole fare il capo, vuole fare la guida, vuole fare il pastore. Cioè, fai pastore se Dio ti mette in questo. Com'è che Dio ti mette a fare pastore? Ti dà doni dello spirito, ti dà umiltà, ti dà amore, ti dà frutti. La vera guida cerca sempre il posto più umile e aspetta che Dio lo innalza. Ma quelli mandati dal nemico, dal diavolo, immediatamente cosa fanno? Cercano, invece di cercare l'unità, cosa cercano una chiesa? Cercano i difetti degli altri. E sempre i difetti degli altri, mai i propri. Va bene? E usano scritture a loro modo. Ma i difetti li abbiamo tutti, e quando il diavolo li cerca, li trova. E non gli è difficile di trovare sbagli, errori in chi si voglia, in chi si vuole accusare di peccato. E cominciano a sparlare, cominciano a dividere la chiesa. Giuda accusò Gesù persino riguardo a un profumo, sai, mm-hmm. quando mise il profumo sui piedi di Gesù, Giuda dice 300 denari, capito? Quella lì ha sprecato 300 denari sui piedi di Gesù, e Giuda doveva stare zitto. Vabbè, immagina se fratello Giuseppe si compra un orologio di 300 denari. Qua deve essere 300 pezzi di argento, 3-4 mila euro costeranno. Mi compro un orologio di 3-4 mila euro. Non puoi farlo, non ce l'abbiamo. Sorry. No, Gesù ha sprecato 3-4 mila euro di profumo sui piedi. Gli puoi dire: ma vendiamo. Giuda, diamole ai poveri. Infatti, quelli che portano divisione, mica ti dicono: oh, questi soldi dagli a me. No, trovano la scusa: damoli ai poveri, andiamo a evangelizzare. Però stanno in competizione, stanno litigando col pastore, stanno portando divisione. Non è che Giuda gli interessava darli ai poveri, assolutamente. Lui li rubava i soldi, ti pare che li dava ai poveri. Allora, quando uno che porta divisione in chiesa, quello che dice non è mai vero, è sempre falso. Anche quando dice aiutiamo i poveri, andiamo a evangelizzare, però se lo dice in modo che crea divisione, allora quello è il diavolo, d'accordo? Dove siamo arrivati qua? Vai Matteo 7:20, voglio parlare un po' dei frutti, che dice: li riconoscerete dai loro frutti. Quindi quando una persona non si sottomette all'autorità, perché fratelli hanno problemi nella loro, ci sono fratelli che stanno facendo comunità e c'hanno problemi, che c'è più di uno che vuole fare il capo. E allora cosa si fa quando due vogliono fare il capo? Dovete guardare i frutti. Cioè Dio sempre prepara la guida che avrà la responsabilità di guidare una comunità. Quindi, ma che fare? Domanda: che fare quando i disaccordi persistono? Cioè, uno che spinge per essere il gran capo
non è saggio. Una persona così non è mai la vera guida mandata da Dio, si spinge per essere il capo. Se non ti vogliono come guida perché spinge, nessuno ti seguirà. È pazzesco spingere per fare la guida. Nessuno ti seguirà, non ti vogliono come guida. Quindi Dio ha sempre la sua guida. Questa è sempre la persona che ha più doni dello Spirito Santo. Facilissimo da riconoscere se non abbiamo le patate davanti agli occhi, le fette di patate, i paraocchi che sembra litigare. Bisogna stare zitti, imparare il silenzio. Una delle più grandi preghiere che possiamo fare è il silenzio. Infatti quando ci mettiamo in ginocchio a pregare, quando vi mettete in ginocchio nella vostra stanza, pregate in lingue, pregate in italiano e pregate in dialetto, ricordatevi di stare anche zitti, perché Dio vuole anche parlarvi. Silenzio per alcuni lunghi minuti e carta e penna, che Dio vuole parlare. Prima lodate il Signore, liberatevi la mente dal diavolo, dalle nuvole buie. Poi ascoltate. In una chiesa una delle cose più belle è ascoltare. Dicevi che la persona più adatta ad essere guida è quella con i più doni dello Spirito. E di solito quella persona che ha più doni neanche vuole essere guida, perché vuole solo in silenzio amare Gesù, portare frutti, evangelizzare, non gli interessa niente. Solamente i mercenari vogliono essere guide, i veri pastori no. Guarda Mosè in Esodo, nel libro dell'Esodo, questo è capitolo 1-2 verso lì. Dio dice ti manderò in Egitto a liberare il mio popolo, e tu e Aronne, e tu sarai, lui sarà il tuo profeta, e tu sarai per Aronne come Dio. E Mosè dice no, manda un altro. Questa è la vera guida, non vuole essere la guida. Chi vuole essere guida, spinge, litiga, è sempre un mercenario. E allora, come si fa a riconoscere una guida? Come sappiamo chi è la vera guida? La vera guida lo si riconosce facilmente dai doni dello Spirito Santo, facile da riconoscersi. Amen. Va bene, io ho preparato una lista di alcuni talenti e frutti e doni dello Spirito. La vuoi sentire? Sì. Fratelli, volete sentirla? Qui c'è una lista con doni dello Spirito con i quali potete riconoscere chi è il vero pastore, chi è la vera guida. Allora, la vera guida che Dio vi manda, numero uno, avrà amore. Questa persona sarà nel gruppo, nella chiesa, quello che è uno di quelli che avrà, tra quelli che hanno più amore di tutti, avrà amore per i fratelli, innanzitutto per il Signore, per i fratelli, per le pecorelle. Poi questa persona, la guida che Dio ha messo, che magari non lo sapete chi è, però questa persona la potrete riconoscere dalla unità. Sarà quello che cerca di più di unire la comunità e non cerca di dividerla cercando di essere il capo. No, preferisce non essere il capo ma tenere la comunità unita. Sì, il mercenario fa il contrario. Preferisce spaccare la comunità, litigare col pastore, litigare con un anziano, litigare con i fratelli, perché lui ha ragione. Non dirà mai voglio essere la guida, logico che no, però... Per avere ragione su questo, per avere ragione su quello. In questa chiesa non facciamo questo, in questa chiesa dovremmo fare quello. Sta spaccando la chiesa. E spera sempre di prendersi una piccola setta e andare a farsi il suo settarismo. Ma la persona che Dio ha scelto come guida, che sappiate chi è o che non sapete chi è, questa persona sarà quello che cerca sempre di unire la comunità, non di dividerla, perché lui o lei... vuole essere tutti questi il grande capo. No, lui preferisce non esserlo ma tenere la chiesa unita. Poi un altro punto che scoprite chi è la guida è l'evangelizzazione, cioè la guida è quello che ha più cuore di raggiungere le pecorelle, è quello che prega per questo, che organizza per quel mm-hmm. motivo e si dà da fare. Un altro punto, la saggezza. La guida avrà più degli altri la saggezza di fermarsi e prendere tempo per pregare prima di prendere decisioni importanti, ma anche per le decisioni piccole però pregherà. Il regno di Dio è fatto di piccole cose. Quindi questo qui, e già sono arrivato a 4 punti qua, va bene? E questo è molto importante. Una guida che non ha saggezza non può essere guida. Non importa se prega in lingue, se quello che prega più alta voce... è più grande evangelizzatore, può anche essere pieno di amore, tutti i punti che ho parlato fino adesso, può spingere per l'unità, ma se non ha la saggezza non può essere la guida. Sì. Va bene, quello che
sa come comportarsi con l'anticristo, sa con le autorità, quando è il momento di attaccare, evangelizzare, quando è il momento di ritirarsi in una catacomba. E poi c'è un altro punto: la persona che Dio ha mandato per guidarvi avrà il dono di pastoramento, sarà il pastore, c'ha il dono di pastore, anche se non è nominato, è il pastore, si comporta da pastore, non per farsi vedere, lo è. E allora è quello che mette la mano sulla spalla del fratello, della sorella, lo consola e dice: sai, ho capito, sì, lo so, ci sono passato anch'io, sai, e veramente sì, lo so, sì, è dura, però guarda, il Signore dice, mi è capitato a me, ho pregato, mi sono messo in ginocchio, insomma, consola, c'è uno spirito di incoraggiamento. E la persona che è chiamata a essere pastore non può essere una persona deprimente, non può essere la persona piena di depressione, non può essere quello che ti scoraggia, è quello che sempre ti incoraggia, è quello che sempre ti innalza, è sempre quello che ti guida verso il Signore. E le sue soluzioni sono sempre verso il Signore. Ti mancano soldi, vai a investire in borsa. No, questo no. Ah, c'hai il problema, e vai all'ospedale. No, questo è quello che prega per le tue malattie, eccetera. Quindi il vero leader è di solito quello che, questo è un altro punto importante, il vero leader è di solito quello che ha iniziato la comunità. Quando una persona inizia una comunità, quello è il leader, non ci piove, ha iniziato la comunità. Poi di solito spesso arriva il diavolo e manda il falso fratello che vuole migliorare la comunità e litiga con questo persona che ha iniziato la comunità. E allora la persona che ha iniziato la comunità, il vero pastore, gli devi dire: senti, non ti piacciono le cose qui, e dov'è la tua comunità? Il Signore mi ha, come dicevo prima, ripeto, come ho detto prima, il Signore mi ha usato per creare questa comunità di 3 persone, di 4, di 5, di 10, quelle che siete. E la tua comunità, tu cosa hai iniziato? Niente. E non venire qua a seminare divisione. Sì, ma non mi piace perché voi qui non amate il Signore abbastanza, non evangelizzate abbastanza, non date soldi ai poveri. Ah sì, ho capito, sì sì. Cioè uno che si lamenta così, mandatelo via. Va bene? È molto importante questo. Qualsiasi stolto, qualsiasi falsa guida può desiderare di essere pastore, ma una cosa molto indicativa è di vedere se una particolare persona che vuole essere guida, se ha questi doni. Allora, numero uno, dovete vedere i suoi frutti. Che frutti ha questa persona in passato? Cioè, fino adesso, questa persona qui cosa ha fatto fino adesso? Cioè, quando prende un assegno, cosa guardi, l'assegno o la persona? Vuoi investigare, la cosa migliore è investigare. Se tu dai un assegno in banca, gli prometti alla banca che gli darei soldi, la banca ti va a vedere se sei protestato. La banca ti controlla chi sei, c'hai un lavoro, lavori in questo lavoro, sì, lavori da una settimana o da 10 anni, fa differenza. Cioè i precedenti sono molto importanti, quindi vedere i frutti del passato, va bene, quando vuoi vedere se una persona può fare il pastore. Fino adesso cosa fa? Ha spaccato chiesa, ha litigato con i fratelli, ha portato a divisione, quello non è il pastore, quello è il falso pastore. Poi devi vedere cos'è che ho costruito finora, ha costruito una chiesa? No. Dove sono i convertiti? Dove sono i suoi discepoli? Niente. E non è pastore. Perché deve fare pastore uno che fino adesso ha fatto solo disastri? Insomma, dove sono e quali sono i suoi frutti? E questo specificatamente, e non solo vagamente in chiacchiere, non solo bla bla, io sono qui, io sono là, amo il Signore, credo nella Bibbia. Quali sono i frutti? I frutti. Va bene, andiamo in Tito capitolo 1. E poi andiamo a Primo Timoteo capitolo 3, qui ci sono delle scritture bellissime. Vai Angela, Tito 1 da 5 all'11. Tito 1, 5 a 11. E poi concludiamo, perché credo che abbiamo spiegato abbastanza. Per questa ragione ti ho lasciato a Creta, perché tu metta ordine nelle cose che rimangono da fare e costituisca degli anziani in ogni città, secondo le mie istruzioni. Quando si trovi chi sia irreprensibile, marito di una sola moglie, che abbia figli fedeli, che non siano accusati di dissolutezza né insubordinati. Capì? Insubordinati. Cioè, cos'è insubordinati? Che si ribellano, non si sottomettono. Uh-huh. Va bene? E quindi qui Paolo sta dicendo a Tito
come nominare degli anziani, come organizzare le chiese, come ordinare dei pastori. Sì. E stai dicendo, questi sono i requisiti, che poi sono le stesse cose che abbiamo parlato fino adesso, perché sulla Bibbia è basato quello che ho detto. Quindi dice, attenzione, che sia irreprensibile, che abbia figli fedeli, marito di una sola moglie. Cosa vuol dire? Che non si, tradotto nel nostro linguaggio, che non sia adultero, che non sia libertino, eccetera. Vai avanti. Infatti, bisogna che il vescovo sia irreprensibile come amministratore di Dio, non arrogante. Il vescovo vuol dire pastore, eh? Attenzione, vescovo e pastore è lo stesso. Non arrogante, non iracondo, non dedito al vino, non violento, non avido di guadagno disonesto, ma ospitale, amante del bene, assennato, giusto, santo, temperante, attaccato alla sana dottrina e di convincere quelli che contraddicono. Usando la sana dottrina. Quindi attaccato alla sana dottrina vuol dire sottomesso alla parola. Se tu stai litigando con uno e gli vai con una scrittura amorevolmente, non sulla testa con la Bibbia, amorevolmente, e questo non la riceve, e questo non ha scrittura, quello lì sta camminando per la strada sbagliata. Verso 10. Infatti vi sono molti ribelli, ciarloni e seduttori delle menti, specialmente tra quelli della circoncisione, ai quali bisogna chiudere la bocca. Cioè, sta, circoncisione da noi si traduce religiosi, il legalismo religioso, capisci? Io sono pentecostale, sono cattolico, io sono battista, cioè legalisti. Infatti circoncidere, virgolette, cioè prima di diventare protestante o cattolico, poi questo. E qui erano quelle della circoncisione. Andiamo. Quindi nella prima chiesa avevano gli stessi problemi che ci sono oggi. Stessissimi, e lo stesso diavolo. Non è che il diavolo c'ha troppa fantasia, eh? Il diavolo c'ha un forcone a tre punte. Quindi uno capisce il desiderio degli occhi, il desiderio della carne, e l'orgoglio della vita. Il diavolo c'ha 3-4 cose che ti tenta, sempre le stesse. Verso 11. Uomini che sconvolgono intere famiglie insegnando cose che non dovrebbero per amore di un guadagno disonesto. Quindi il guadagno disonesto può essere il controllo di una chiesa. Dio non voglia che voi aprite una chiesa in casa e il diavolo manda un falso fratello tutto pieno di alleluia, alleluia, ok, che vuole condividere questi soldi, magari non lo fate. Cioè, quello che inizia la chiesa dovrebbe essere il pastore. Va bene? E non uno, un ciarlatano che parla, usa qualche scrittura e si lamenta. Se quelli, i lamentini, mandateli per la loro strada. Tenete unita la chiesa con le pecorelle vere. Amen, amen. Primo Timoteo 3, dall'1 al 10. Primo Timoteo 3, 1 a 10. Bisogna dunque che il vescovo sia irreprensibile, marito di una sola moglie, sobrio, prudente, dignitoso, ospitale, capace di insegnare, non dedito al vino né violento, ma sia mite, non litigioso, non attaccato al denaro, che governi bene la propria famiglia e tenga i figli sottomessi e pienamente rispettosi. Perché se uno non sa governare la propria famiglia, come potrà aver cura della Chiesa di Dio? Quindi Paolo sta quasi più o meno ripetendo a Timoteo quello che ha detto a Tito. Sì, sì. Non è che è una dottrina diversa, no, solamente è un pochettino spiegato in modo diverso. Avanti. Verso 6. Che non sia convertito di recente, affinché non diventi presuntuoso e cada nella condanna inflitta al diavolo. Che è l'orgoglio, che è la superbia. Vuol dire, attenzione, che non sia un convertito fresco. Cosa vuol dire? Cioè che uno che deve avere i frutti, uno che è un veterano, uno che c'è esperienza, uno che può dimostrare i frutti, come dicevo prima, portare i frutti. Cosa hai fatto finora? Hai iniziato chiesa, hai fatto delle chiese? No. C'hai dei discepoli, mica tanti, convertiti come va? Così, allora cosa vuoi fare? Pastore, scusa, solamente perché sai parlare come un attore di TV e butti dentro qualche scrittura? Vai avanti. Verso 7. Bisogna inoltre che abbia una buona testimonianza da quelli di fuori, perché non cada in discredito e nel laccio del diavolo. Quindi anche rispetto al mondo dobbiamo camminare in modo onesto. Allo stesso modo i diaconi devono essere dignitosi, non doppi nel parlare, non propensi a troppo vino, non avidi di illeciti guadagni. Uomini che custodiscano il mistero della fede in una coscienza pura,
anche questi siano prima provati. Poi svolgano il loro servizio se sono irreprensibili. Quindi siano provati. Infatti io vi dicevo, la prima chiesa, prima di accettare persona a far parte della chiesa, aspettano 2 anni. Quindi non è sufficiente che uno viene e vi dà una decima, vi dà un'offerta. La decima è necessaria perché la chiesa deve andare avanti, noi viviamo così. Però non è sufficiente dare soldi, dare quello, per far parte della chiesa. E non puoi comprarti la chiesa perché hai pagato qualcosa. Ma la decima non si dà alla chiesa, si dà a Dio. È una cosa, certo, che tu fai per Gesù. E poi se tu decidi di andare via da qualche chiesa, non è che dici, scusa, io ti ho dato la decima, tu mi devi, non lo so, ho diritti qui. Non hai diritti, tu hai dato a Dio. Quando dai qualcosa a Dio, non chiedi dietro o non dici a Dio, Dio, ho dei diritti in paradiso perché ho pagato la decima. Perché così fanno le chiese, dice uno, tira fuori i soldi, decime, così compra le panche di chiesa, compra i quadri della chiesa e lui diventa un pezzo grosso. Uh-huh. Invece no, non è così la storia, cioè ci vogliono anni prima che uno faccia veramente parte a pieno titolo. Cioè non è perché uno arriva e dice 4 alleluia è un fratello, no, è un credente, un amico, no. Però parte della chiesa no, ci vuole anni per potersi fidare delle persone, bisogna conoscersi, avanti. Sì, amen, amen. Hai finito? Sì, ho finito. Fino a 11. Grazie Signore. Quindi quello era 1 Timoteo 3, dal 2 al 10, giusto? Sì. Allora concludiamo. Quindi diciamo la guida, riconoscerete la guida anche per, cioè di solito la guida c'è un altro dono. Quale altro dono? Ci sono altri doni naturalmente, però un altro principale dono è la parola di Dio, sa usare la parola. Cioè uno che non sa usare le scritture, che pastore è? Non è che dico che deve memorizzare migliaia di scritture, deve, no. Però amare e usare la parola in quello che gli è possibile e che la usa bene. Va bene, leggi di nuovo 2 Timoteo 2,15. Secondo Timoteo 2,15. Sforzati di presentare te stesso davanti a Dio come un uomo approvato, un operaio che non abbia di che vergognarsi, che dispensi rettamente la parola della verità. Quindi dispensare la parola della verità. Qui non stiamo parlando di persone eccezionali che conoscono, no, può anche essere uno, però uno che è innamorato della parola, che la usa, la conosce poco ma la usa così bene. Quindi la guida opererà e guiderà il gregge usando e basandosi sulla parola di Dio. Le false guide di solito spingono le loro rivelazioni e profezie personali, anche se talvolta alcune di queste possono anche essere più o meno corrette, però è un modo molto pericoloso di guidare una chiesa in base alle proprie rivelazioni, le proprie profezie. Va bene, quindi questo avrei finito, questo è il messaggio, l'abbiamo messo in risposta a questi dolci fratelli perché ci hanno fatto delle domande, abbiamo pensato che e questo è importantissimo per tutti gli altri fratelli, che Chiesa nelle Case è il nostro ministero, è la nostra missione. Sì. Io vorrei che tutti i fratelli abbiano una chiesa in casa, compreso che i fratelli che dicono mi annoio, mandatemi fratelli e sorelle che voglio fare una comunità, grazie. No, non funziona così. Mandatemi una donna che sia mia moglie, non funziona così la storia, la moglie te la cerchi tu. Capisci? Sì. E poi se sei nei guai, problema tuo, non è frate Giuseppe che ti ha mandato la moglie sbagliata. Non è frate Giuseppe che ti manda i fratelli sbagliati che sono scappati coi soldi. Te li cerchi tu i fratelli. Capisci? Quindi la comunità, la chiesa in casa non si fa con altri fratelli pecore grasse che a volte troppi di loro sono solo lamentarsi. No, le pecore grasse che vadano a evangelizzare, se obbedite al corso biblico che noi vi mandiamo, lì vi insegno come evangelizzare e lì vi insegno come trovare pecorelle, e quindi vi riunite ogni giorno in una caffetteria e quelli che sono convertiti, che hanno frutti, che vanno a evangelizzare con voi, li portate a casa vostra, quelli che potete fidare, quelli ancora che non sono convertiti no, però fratelli credenti, pecore grasse, mandate ad evangelizzare, non li portate a casa vostra a fare spaghettate, a far cosa, a leggere, praticamente traslocate la chiesa edificio morto a casa vostra,
va bene? Quindi la chiesa in casa dovete farla con le pecorelle che voi evangelizzate. Che qualche fratello questo non l'ha capito, sì, pensa che perché si riunisce con quell'altro fratello di là a leggere quattro pagine di Bibbia, non è chiesa quella. Quella è una chiesa morta, edificio traslocato a casa vostra. Va bene, vi riunite a far cosa? Dovete cercare le pecorelle che hanno bisogno di voi, che non credono, o se credono le state nutrendo, le state guidando. D'accordo? Amen. Nel nome di Gesù Cristo. Amen, grazie Gesù. Alleluia. Io avrei finito, Angela. Giuseppe, facciamo una pausa, mettiamo un canto. Vai. E poi ci organizziamo a vedere cosa riusciamo ancora a coprire cosa oggi. Cosa riusciamo a coprire cosa oggi. No. Ascoltiamo Io voglio una chiesa? Sì. Ok, grazie Gesù. Tempo che ho comprato una chiesa al prezzo del sangue e del crudo dolore, e tanto tempo che ho mandato mio figlio e per riscattarla che lui morì, e c'è tanto tempo che sto cercando una umile chiesa di adoratori che solo si prostri alla mia presenza e non all'offerta di una posizione. E già tanto tempo che sto cercando che mostri l'immagine mia, quella dell'amore, che non si confonda tra tanta gente, ma che sia distinta come io lo sono, che non si divida come fanno tanti, entrando in contesa e in discussione, cercando di essere uno più grande dell'altro, perché nell'universo il più grande sono io. Io cerco una chiesa che mi dia la gloria, procuri l'unione. Io voglio una chiesa che sfasci l'infermo, che spezza i legami a chi è prigioniero, che apri la mente a chi sta in confusione e parli d'amore. Io voglio una chiesa che la sua meduta sia la speranza dell'anima perduta. Io voglio una chiesa che salvi la vita dell'umanità. Un luogo io voglio dove le mie anime si sentano sicure, piene di pace, dove la mia parola sia il suo alimento, qui voglio dimorare. Chiesa che con le sue lodi profumi il mio trono col suo adorare. Io voglio una chiesa che fa differenza tra il bene e il male. Dove sta la chiesa che fu perdonata, che fu liberata dal castigo atroce, che quando vede suo fratello caduto gli tende la mano e perdona il suo errore. Una chiesa esperta che riconosca il momento della sua redenzione. Voglio una chiesa che fasci l'infermo, che spezza i legami a chi è prigioniero, che apra la mente a chi sta in confusione e parli d'amore. Voglio una chiesa che la sua meduta sia la speranza dell'anima perduta. Io voglio una chiesa che salvi la vita dell'umanità. Un luogo io voglio dove le mie anime si sentano sicure, piene di pace, dove la mia parola sia il suo alimento, qui voglio dimorare. Voglio una chiesa che sfasci l'infermo, che spezza i legami a chi è prigioniero, che apri la mente
davanti a chi sta in confusione e parli d'amore. Io voglio una chiesa che la sua veduta sia la speranza dell'anima angosciata. Io voglio una chiesa che salvi la vita dell'umanità. Un luogo io voglio dove le mie anime si sentano sicure, piene di pace, dove la mia parola sia il suo alimento, qui voglio dimorare.